Nel novembre 2019 si è diffuso un virus altamente contagioso dalla Cina. Abbiamo visto cambiamenti mondiali, attività commerciali chiuse, migliaia e migliaia di morti, quarantena, chiese chiuse, una situazione che non riusciamo bene a comprendere, tante discussioni, tante opinioni, tanta confusione dal quale sarà meglio uscire al più presto. In corrispondenza a questi tempi difficili, abbiamo tutti sentito parlare di apparizioni mariane a livello mondiale, Brasile, Argentina, Venezuela, Spagna, Italia. Le più famose sono le apparizioni di Medjugorje in Bosnia e sono stati dati dei segni grandiosi. Per esempio, la signora Diana Basile era affetta da sclerosi multipla. A causa di questa estrema sofferenza è stata portata a Medjugorje, ha assistito all'apparizione e cosa è successo? È guarita improvvisamente. Un fatto incredibile è stato testimoniato anche da un dottore che non ha saputo dare la minima spiegazione. Altri segni sono stati dati in altri luoghi di apparizioni. E altri dottori hanno testimoniato guarigioni inspiegabili. La Madonna arriva dove la scienza e l'intelligenza dell'uomo non arrivano. Analizziamo i messaggi che dona l'umanità, perché vi dico che sarà proprio grazie a questi messaggi che riusciremo ad avere un quadro pulito della situazione. Metterò alla luce informazioni importantissime, quindi vi consiglio di guardare il filmato fino alla fine. Vediamo questi messaggi. Carbonia, apparizioni Sardegna, 2020, periodo coronavirus. La vita su questo pianeta è allo sfacelo, tutto entra nella morte, ma l'uomo ancora non vede. Non capisce, è confuso. Non c'è più tempo, o uomini, sia ora il vostro vedere e capire. Scegliete in fretta, perché Dio sta per intervenire a mettere fine a questo gioco satanico. Valeria Copponi, Apparizioni, Roma, 2020. Non dite, ma questo è successo sempre. La pioggia non sta cadendo come dovrebbe, le stagioni non sono più le stesse, tanti vostri fratelli hanno dei comportamenti non adeguati a questi tempi, le catastrofi ormai sono all'ordine del giorno, le malattie spesso non perdonano e soprattutto non sono volute da Dio, ma dall'uomo. Stefania Caterina, 2020. In questi giorni, a causa della terribile malattia che colpisce la terra, che non viene da Dio, ma è frutto della cattiveria e della corruzione dell'uomo, sentite spesso dire che molte persone negli ospedali muoiono da sole. Il virus è stato creato dall'uomo, sì, ma da chi? Viviamo un gioco satanico, quindi è stato cosparso intenzionalmente. È stato chiesto di capire. Il nostro vedere sia ora, perché non c'è più tempo. Io studio questi messaggi, quindi è mio obiettivo, è mio dovere farvi comprendere chi sono questi uomini. Adesso stendo un discorso ordinato, dico cosa sta succedendo, cosa succederà, in che tempi viviamo. Dopo vediamo chi sono i responsabili e perché ci stanno uccidendo. Vediamo i messaggi. Carbonia 2020, sempre periodo coronavirus. L'economia mondiale è ormai finita. Tutto cadrà a breve.
Il maledetto ha portato il suo male in ogni cosa. L'economia mondiale sta crollando, tutto cadrà, tutto. Sembra quasi un messaggio esagerato, adesso le persone penseranno, adesso viene la stagione calda, il virus spassa, riprenderà il solito ciclo di vita. Vediamo gli altri messaggi. Monte Berico, apparizioni Vicenza 2020. Vedete figli, questo tempo servirà affinché possiate comprendere tutto ciò che vi ho detto tempo addietro. Ma forse non basterà neanche questa pandemia per farvi accorrere a Dio. E sappiate che con la prossima che verrà, figli, correrete con le lacrime agli occhi verso Dio. Luz de Maria, apparizioni, Argentina, 2020. Si dirà, qui non c'è contaminazione e le pestilenze correranno nell'aria. E questo ve l'avevo già detto. Correranno nell'aria perché verranno diffuse per mezzo degli aerei. Il terrorismo non agisce solo sulla terra, ma anche nell'aria. I virus arriveranno a causa delle scie chimiche. Il responsabile sarà ancora l'uomo. 2020. Arriverà il momento in cui le frontiere chiuderanno, ma invano. Perché avverrà quando sarà l'aria a trasportare il contagio e non l'uomo direttamente. Come si lamenteranno gli uomini che si saranno burlati degli appelli divini? Anguera, apparizioni, Brasile, 2005. Gli uomini hanno preparato il virus della morte, gli uomini. E i miei poveri figli conosceranno grandi sofferenze. Non ci saranno barriere per contenere la sua avanzata. L'umanità cammina cieca spiritualmente e sono giunti i tempi difficili per voi. Trevignano, apparizioni, Roma. 2020. Figli miei, non sarà l'ultimo virus che arriverà dalla Terra, ma attendete altro. Terremoti e pestilenze. Il mondo ne è pieno. Molti di voi chiedono a mio figlio di tornare e presto lui arriverà. Arriveranno altri virus. Infatti nel messaggio ha detto, con la prossima pandemia arriverete con le lacrime agli occhi verso Dio. Le frontiere chiuderanno, ma le malattie arriveranno comunque perché saranno trasportate dagli aerei che oltrepasseranno i confini. Adesso cominciamo a comprendere che il messaggio di prima di Carbonia non era esagerato. La Madonna ha anche indicato i tempi. A breve tornerà Gesù. Viviamo i tempi dell'Apocalisse di San Giovanni, descritti in un testo dove si parla di coppe, castighi, sigilli, cavalieri. Domanda: dove inseriamo questa situazione, questa pandemia, nel testo dell'Apocalisse? Ritorniamo alla crisi economica che era stata preannunciata in passato nei messaggi. Luz de Maria, 2014. In un attimo l'economia crollerà e porterà l'uomo a perdere la sua sanità mentale, poiché si sentirà spogliato di tutto, sentirà le proprie mani vuote. Monte Berico, 2015. Molti eventi si susseguiranno. Il primo evento trascinerà con sé altri avvenimenti. Figli, siate forti perché non vi lascerà niente. Il vostro denaro non varrà nulla. Carbonia 2020. La carestia inizia ora con questo grande flagello. Pioverà dal cielo la grandine che metterà in ginocchio l'umanità. Tutto ciò che è stato piantato dall'uomo seccherà. Tutto il raccolto andrà perduto. Premunitevi di fare qualche provvista per non trovarvi senza nulla. Poche cose. Dio moltiplicherà ogni bene. Una crisi economica mai vista prima. Il denaro perderà totalmente il suo valore.
Vuol dire che mentre la moneta perde passo dopo passo il suo valore, andremo verso un'alta inflazione, il costo dei prodotti aumenterà, soprattutto gli alimentari, perché un paio di mesi fa si è verificata una carenza di mascherine e ammucchina, che è semplice candeggina diluita. Le bottigliette da 80 ml di ammucchina hanno raggiunto il prezzo di 20-30 euro l'una, un'esagerazione. Le mascherine 5-10 euro l'una. Carenza del prodotto uguale innalzamento estremo del costo. Nell'ultimo messaggio letto ha annunciato una grande carenza di alimentari. Crisi economica, perdita valore denaro, inflazione, innalzamento del costo dei prodotti abbinato a una carenza di alimentari, possiamo comprendere facilmente che il cibo raggiungerà prezzi improponibili. Vediamo i messaggi. Estatica di Tours, veggente della Francia, XIX secolo. Prima che la guerra esploda di nuovo, il cibo scarseggerà e sarà molto caro. Ci sarà poco lavoro per i lavoratori e i padri sentiranno i loro figli piangere per la situazione. Il cibo scarseggerà e sarà molto caro. Descrive lo scenario storico a cui stiamo andando incontro e ha aggiunto un elemento, la guerra. Alois Irmaier, veggente della Germania, deceduto nel 1959, è riassunto di una lunga profezia. La terza guerra mondiale è sicura, segue un'apostasia come non mai. Una corruzione morale senza precedenti. C'è un'alta inflazione. Il denaro sta perdendo sempre più valore. Poco dopo segue una rivoluzione. I russi attaccano l'Occidente durante la notte. La Madre di Dio verrà e avvertirà molto. Ecco allora tutte queste apparizioni. Anche in questo messaggio descrive lo scenario storico a cui stiamo andando incontro ed è sempre abbinato alla guerra. Seguendo il filo del discorso, possiamo semplicemente dire che fra pochi anni scoppierà una guerra. Vediamo questo messaggio. Basilio di Kronstadt, San Pietroburgo. Veggente, Russia, XVIII secolo. Quando il Vescovo di Roma assumerà due nomi, un impero sarà prossimo a crollare, quello della bestemmia. Mancherà il pane anche nei paesi ricchi. Le guerre strisceranno sulla terra come serpenti velenosi. Ecco. Ha inquadrato con precisione e perfezione non questi tempi, questi anni. Il Vescovo di Roma avrà due nomi, Papa Francesco e Papa Benedetto XVI. Anche qui il tutto è abbinato a una carenza di alimentari e a una guerra. Vediamo che i messaggi di oggi si intrecciano perfettamente con le profezie del passato. Mettiamo ordine, facciamo un riassunto. Crisi economica, inflazione, caduta del valore del denaro, innalzamento del costo dei prodotti abbinato a carenza alimentare, in conclusione il cibo raggiungerà prezzi improponibili altissimi. Vediamo. Apocalisse 6, il terzo cavaliere. Quando l'agnello aprì il terzo sigillo, udì il terzo essere vivente che gridava, vieni, ed ecco mi apparve un cavallo nero e colui che lo cavalcava. Aveva una bilancia in mano. E udì gridare una voce in mezzo ai quattro esseri viventi. Una misura di grano per un denaro e tre misure d'orzo per un denaro.
olio e vino non siano sprecati. Matteo 20. Accordatosi con loro per un denaro al giorno, li mandò nella sua vigna. Un denaro era la paga lavorativa di un giorno. Una misura di grano era la quantità giornaliera alimentare per una persona. Ha appena indicato prezzi spropositati altissimi per gli alimentari di prima necessità, proprio come vi ho appena detto. Ma abbiamo fatto emergere altri elementi. Guerra, fame, malattie, peste, virus e pandemie che arriveranno. La morte colpirà sotto ogni aspetto. Vediamo. Apocalisse 6, il quarto cavaliere. Quando l'agnello aprì il quarto sigillo, udì la voce del quarto essere vivente che diceva: vieni. Ed ecco, mi apparve un cavallo verdastro. Colui che lo cavalcava si chiamava Morte e gli veniva dietro l'inferno. Fu dato loro potere sopra la quarta parte della terra per sterminare con la spada, ecco le guerre che ho appena annunciato, con la fame, la carenza di alimentari, con la peste, il virus e le pandemie che stanno arrivando, e con le fiere della terra. Con l'avvento del Covid-19 siamo entrati a vivere i tempi apocalittici del terzo e quarto cavaliere. Luz de Maria 2020. Dovete prendere per mano la nostra regina e madre per potervi addentrare con la forza spirituale sulla via di grandi battaglie, di calamità, di carestie e di quello che destabilizzerà l'uomo: la caduta dell'economia. Popolo di Dio, vedrete con i vostri occhi l'inizio della guerra militare, non solo quella batteriologica che state vivendo adesso. Il virus uccide con modalità diverse dalle tipiche armi, però il risultato è sempre lo stesso. Viviamo una guerra batteriologica e vi seguirà una guerra militare. Il tutto concorda perfettamente con quello che ho detto prima. Dovete filtrare quello che vi viene trasmesso, cercate le menzogne, cercate quello che le potenze stanno nascondendo, cercate cosa stanno tramando dietro questa sofferenza dell'umanità che ricadrà nuovamente in questa malattia. Il messaggio è invitato a fare ricerca. Domanda: il virus è stato creato, il tutto fa parte di un gioco satanico. Quali uomini sono interessati a generare guerre, carestie, crisi economica? Vediamo l'attentato dell'11 settembre. Perché proprio questo caso? Perché abbiamo fatto fuori uscire delle prove schiaccianti che sia stato tutto organizzato. Vediamo questo filmato. Questa maglia esterna, estremamente robusta ed elastica, era concepita in modo da poter redistribuire in pochi secondi l'intero carico della torre su tutta la sua superficie, nel caso che un aereo l'avesse colpita in qualunque punto e a qualunque livello. E infatti, dopo essere state colpite, le torri hanno ondeggiato e scricchiolato per qualche minuto, prima di fermarsi con il carico redistribuito sulla struttura restante, come previsto. Le torri gemelle sono contornate da una maglia composta da segmenti prefabbricati in acciaio, saldati e montati in opera, che compongono una struttura robustissima e allo stesso tempo elastica. È stata progettata per assorbire con successo all'impatto di un qualsiasi aereo a una qualsiasi altezza. Un ingegnere ha paragonato l'impatto di un aereo contro la torre come la punta della matita che perfora una rete antizanzare. Non succede assolutamente niente. Infatti, dopo lo scontro, la torre ha oscillato un attimino e si è riassestata.
La versione ufficiale ha spiegato che dopo l'impatto le strutture si sono surriscaldate, si sono sciolte e così sono crollate totalmente. Ma è una falsità. Vediamo questa immagine. È la foto di una telecamera termografica. Questa è la torre. Questo è il punto di impatto. Il colore identifica la temperatura. La tabella nel colore rosso indica all'incirca 100 gradi scarsi. L'acciaio fonde con una temperatura di 1500 gradi. Non doveva fondere e le torri non dovevano crollare. Ma aggiungiamo dell'altro, vediamo questo video. Un altro fatto inspiegabile è la velocità impressionante di caduta dei tre edifici. Circa 10 secondi per le torri, più di 100 piani per 400 metri ciascuna, e 6 secondi per l'edificio numero 7, 40 piani per circa 150 metri di altezza. Le tre torri sono cadute praticamente nello stesso tempo che avrebbe impiegato a raggiungere il suolo una sfera d'acciaio lasciata cadere dal tetto dell'edificio al momento dell'inizio del crollo. Ma questo contraddice uno dei più noti principi della fisica, secondo il quale invece i vari piani, cadendo l'uno sull'altro, avrebbero dovuto accumulare un ritardo progressivo, risultando in un tempo totale di caduta molto superiore a quello della sfera lanciata nel vuoto. Le torri sono cadute in un tempo di 10 secondi, cioè l'estremità della struttura a 400 metri circa di altezza è arrivata a terra in un tempo di 10 secondi, è caduta con la velocità di un corpo in caduta libera. È impossibile perché, vediamo questa immagine, il taglio rappresenta il punto di impatto, qui vediamo uno spazio vuoto, uno spazio libero. In questa situazione la sommità della struttura può cadere con la velocità di un corpo in caduta libera, ma in questo caso, che rappresenta la realtà, la struttura sottostante oppone resistenza e rallenta enormemente il tempo e la velocità di caduta. Ma vediamo dell'altro, vediamo questo video. La loro innovativa struttura prevedeva 47 piloni di acciaio centrali, talmente robusti e lunghi che era stato necessario costruire un cantiere apposito in Giappone per poterli assemblare. E infatti, se anche i piani fossero caduti l'uno sull'altro, ci si aspetterebbe di vedere i piloni della struttura centrale rimanere in piedi, nonostante il crollo del resto dell'edificio. Questo invece non è accaduto. Ambedue le torri si sono dissolte in polvere, e dei piloni centrali non è rimasto più nulla. Questi pannelli prefabbricati sono i piani delle torri gemelle. Sono caduti uno sopra l'altro a causa dell'urto con l'aereo, così ci hanno detto. Ma non hanno spiegato il perché questa struttura centrale sia caduta. All'interno vi sono dei piloni di acciaio estremamente robusti, 47, che partono da terra e arrivano all'estremità della struttura. Domanda: com'è possibile che dei piloni verticali cadano perfettamente dritti alla velocità di un corpo in caduta libera? Inoltre, è impossibile, è impensabile. È possibile solo ed esclusivamente se piazziamo all'interno delle cariche esplosive come fanno con gli edifici da demolire. Vediamo questo filmato. Un altro fatto inspiegabile rimane per tutte e tre le torri la completa polverizzazione dell'intero edificio. Nei normali crolli
il cemento si spezza in svariati blocchi, che però rimangono interi e ben riconoscibili l'uno dall'altro. Contrariamente alle torri gemelle, l'edificio 7 non era stato colpito da nessun aereo. World Trade Center 7, l'edificio a fianco delle Torri Gemelle, è caduto senza essere stato colpito da un aereo. È crollato perfettamente dritto, con una velocità e dinamica di caduta perfettamente uguale a quella di un edificio fatto crollare intenzionalmente con cariche esplosive. I palazzi crollati per, diciamo, cause naturali, normali, rilasciano sempre nelle macerie dei blocchi grossi di cemento, come pareti o piani. Nel caso delle Torri Gemelle no, il cemento è andato completamente in polvere. I pompieri sopravvissuti si sono stupiti perché c'era uno strato di polvere di 10 cm che ricopriva totalmente l'area sud di Manhattan. Proprio come succede con le demolizioni controllate, a causa della dinamite che esplodendo disintegra e polverizza il cemento, così da emanare delle grandi nubi di polvere. Abbiamo tutti gli indizi per poter dire che l'11 settembre è stato totalmente organizzato. Ma da chi? Vediamo un'immagine, ma vi dico, aprite la mente e, come diceva San Paolo, prima analizzate, esaminate, verificate, dopo con discernimento, semplicità e intelligenza ne trarrete le conclusioni. Non vi scandalizzate e non abbiate mai pregiudizi. Vediamo questa immagine. È un album musicale del 1997, 4 anni prima dell'attentato. Sullo sfondo è presente una grossa nube di polvere che può ricordare proprio una demolizione controllata. Ma su quale edificio? Innanzitutto qui è presente il World Trade Center 7. Siamo a New York. E vediamo un'anomalia. Manca una torre gemella. Ecco cosa significa demolizione controllata sulle Torri Gemelle. Guarda il caso, Michael Jackson porta una fascia di lutto proprio in linea col luogo dell'incidente. La luna è in ultimo quarto, l'11 settembre la luna era perfettamente in ultimo quarto. Il vestito è rosso, nell'ambito esoterico il rosso è il colore del sacrificio. Le braccia possono indicare un orario. Braccio corto, lancetta delle ore 8. Braccio disteso, lancetta dei minuti 45. Il primo aereo si è scontrato
con la torre proprio alle 8:45. Grande concordanza, coincidenza. Sì, ma chi è stato? Ecco, una scacchiera. La massoneria. Ecco chi sono stati. Le persone all'interno delle torri sono crollate, sono morte e hanno cosparso il loro sangue a terra. Cosa c'è per terra? La pista da ballo. Il titolo è Blood on the Dance Floor, sangue sulla pista da ballo. L'attentato alle Torri Gemelle è stato preannunciato e sono stati indicati i responsabili, la massoneria. Adesso vediamo un'altra immagine e vi invito sempre a tenere aperta la mente. Come diceva San Paolo, non abbiate mai pregiudizi in nulla, prima si verifica e poi si giudica. Nel 1975 Robert Anton Wilson ha pubblicato un libro chiamato The Illuminatus Trilogy, che narra dei progetti di un'elite di potenti chiamata proprio Illuminati. Nel 1981 Steve Jackson ha ideato un gioco di carte basato proprio su quest'ultimo libro. Quindi le immagini che vi faccio vedere sono sì carte di un gioco, ma possiamo meglio dire che sono disegni che raffigurano i progetti di questa elite di Illuminati. Vediamo. Questa è la carta, è del 1995, 6 anni prima dell'attentato. Questa è una foto reale. Le paragoniamo, sembrano praticamente uguali. Incredibili concordanze. È stata proprio la massoneria e gli Illuminati ad organizzare il tutto. Organizzano guerre. Vediamo gli altri elementi, crisi economica e carestia. Chi sono i responsabili? Vediamo i messaggi. Luz de Maria, 2016. Con dolore vedo il tradimento nel quale cadrà l'umanità. Tradimento ordito dalla massoneria che dirige tutto quello che può sulla terra e che si impossessata dei governi del mondo. Figli, non siate parte di coloro che contribuiranno al nuovo sconvolgimento economico che ha pianificato il demonio. 2013. Il dio denaro cadrà e la massoneria, accanto ad altri che servono il male, dominerà non solo la spiritualità dei popoli, ma anche l'economia globale. Carbonia, 2013. La crisi economica ora sarà determinante. Lo sfacelo economico colpirà tutte le nazioni. Il serpente antico ha guidato alla grande i suoi burattini, i massoni, per mettere in miseria a tutto un popolo, ma questa è la sua fine. I massoni sono le menti organizzatrici della crisi economica. Vediamo un altro tassello per completare il mosaico, la carestia. E voi penserete, per quanto possano essere potenti degli uomini, come possono organizzare una carenza alimentare? Finché c'è il sole, la terra, la pioggia, i nostri campi daranno i loro frutti. Sì. Se però l'uomo può gestire il flusso pluviale, cosa può succedere? Vediamo questa immagine. Sempre il gioco di carte Illuminati, tenete aperta la mente. Vediamo una grossa nube scura che indica grossi tempeste e piogge, una tromba d'aria, il tutto gestito da uno scienziato che consulta una cartelletta e manovrato dalla tecnologia, un aereo che sposta la nuvola e dalle antenne. Vediamo questo video.
Il progetto ARPA, sono state installate in varie aree del pianeta delle antenne che emanano onde ELF a basse frequenze, simili a quelle di un subwoofer, con la differenza che non emanano rumore. Nel video appena visto hanno proiettato le onde ELF verso una piccola nube di vapore acqueo che si è dissolta. Queste antenne, queste onde, riescono a spostare le nubi. Ma non solo, vediamo questa immagine. Questo è il pianeta, questa è l'atmosfera, suddivisa in vari strati. Quella più alta si chiama ionosfera, quella più bassa si chiama troposfera. Ai vertici della troposfera girano le correnti a getto. Sono correnti d'aria che incidono sullo spostamento delle nubi. Proietto le onde ELF sulla ionosfera, la surriscaldo, si espande e cambia la sua forma provocando una curvatura. Gli strati sottostanti dell'atmosfera si adattano cambiando anch'essi la loro forma. E cosa succede? Nella troposfera le correnti a getto cambiano la loro traiettoria e così anche le nubi, perché, come ho detto prima, sono correnti che incidono sullo spostamento delle nubi e così riescono a gestire il flusso pluviale. Vediamo un messaggio di Valeria Copponi e teniamo in considerazione anche che è una signora di 73 anni, quindi io penso che non abbia studiato la tecnologia del progetto ARP. E comprendiamo che il messaggio non viene da lei, ma proprio da Gesù. Valeria Copponi, 2014. Guardate il cielo, il suo colore è cambiato. Le nubi hanno strane forme. La pioggia non è più benedetta dal Padre, ma essendo frutto di uomo, non darà più la quantità stabilita per fare abbondare le messi. La frutta è tutto ciò che dovrebbe alimentare la vostra tavola. Luz de Maria, 2016. Le precipitazioni di pioggia su tutta la terra saranno fuori dal comune e saranno provocate su ordine di questa elite al servizio della massoneria e degli illuminati. Carbonia, 2012. Piogge torrenziali ora verranno su tutta la terra e tutta la terra sarà nella fame. Cosa aspettate, o potenti della terra? Il vostro trionfo nella fame dei miei figli? Di cosa vi gloriate, o poveri uomini? Ora sarà rivelata al mondo la verità, chi veramente siete e qual è il vostro infernale piano su tutta la terra. A quale missione eravate designati dall'alto del male? I massoni e gli illuminati possono gestire i flussi pluviali, così generando forti piogge torrenziali e grandi carestie. Ma vediamo un altro elemento. 2016. Avete distrutto la natura, avete messo nell'aria veleni per distruggere anche le sementi. Le sie chimiche non trasporteranno solo virus, ma avveleneranno le sementi. Non avrete più nulla, non avrete né acqua né frumento per la vostra negligenza. Morirete di fame e di sete. Avete contribuito al piano del falsario. Cosa vi resterà, o uomini? Le tre fontane. Apparizioni, Roma, veggente Bruno Cornacchiola. 1986. Preparatevi, figli miei. I segni li vivrete. Segni dall'aria avvelenata e dalla terra incolta e dal biancore del latte inservibile. Carbonia, 2016. I disonesti hanno distrutto la terra, hanno deragliato i fiumi, hanno sporcato i mari e imputridito l'aria col veleno gettato nell'atmosfera. La vita sulla terra è divenuta invivibile. Ancora non volete ascoltare i miei appelli, o uomini? State a discutere tra di voi mentre il demonio vi ruba la vita. Stolti,
Siete degli stolti uomini. Voi non avete considerato l'altra faccia della medaglia e questa sarà la vostra condanna. Il signor Enrico Giannini lavorava all'aeroporto di Malpensa, ha prelevato dei campioni di un liquido che fuoriusciva da un aereo. L'ha fatto esaminare in un laboratorio e grazie all'analisi hanno riscontrato la presenza di elementi tossici che non devono esistere su un aereo. Il signor Enrico Giannini è stato licenziato immediatamente. Vediamo la tabella di queste analisi. Questi sono i modelli degli aerei. Queste le sostanze. Il bario è un metallo altamente tossico. Calcio o carbonato di calcio, magnesio, alluminio, stronzio. Vengono erorati metalli elettroconduttori come l'alluminio per manipolare la proprietà elettrica dell'atmosfera e così incidono sui cambiamenti climatici. In alta quota il vapore acqueo si condensa, si unisce fino a formare delle gocce d'acqua piccolissime che pian piano aumentano di volume fino a raggiungere un certo peso e così precipitano. Vengono anche irrorate sostanze cristalline e sali come carbonato di calcio che vi ho appena fatto vedere nella tabella che permettono sì che il vapore acqueo si condensi ma fino a un certo punto, fino a formare delle gocce piccolissime che non si espandono di volume e non raggiungono il peso necessario per poter precipitare. Queste sostanze, le scie chimiche che avvelenano anche le sementi, abbinate alle antenne, possono gestire il flusso pluviale e anche le siccità. La versione ufficiale ha spiegato che gli aerei volano ad alte quote. A queste altezze le temperature sono estremamente basse. Gli aerei fanno fuoriuscire vapori acquei, a contatto con queste rigide temperature si ghiacciano e così si formano le righe nel cielo. Ma Gesù ha detto: guardate sempre l'altra faccia della medaglia, questo vi costerà la condanna. Facciamo sempre ricerca e vediamo sempre il perché stanno mentendo e cosa stanno nascondendo. Crisi economica, massoneria. Guerra, massoneria. Carestia, massoneria. Domanda: come mai stanno attaccando l'essere umano sotto ogni aspetto, lo stanno riducendo al nulla e alla miseria e lo stanno distruggendo a livello fisico e psicologico? Ho detto prima che la ragione è spirituale. Vediamo questi messaggi. Antonio Veggente, località Capua, in provincia di Salerno, 2003. Satana si scatenerà con tutta la sua potenza sul mondo intero, causando guerre tra popoli, epidemie, carestie e perdita della fede. Voi, miei figli prediletti, non temete, perché tutto si deve compiere. Satana ha gli stessi progetti della massoneria. Santa Ildegarda, profezia del XII secolo. Nel periodo in cui l'anticristo nascerà, ci saranno molte guerre e il giusto ordine sarà distrutto sulla terra. Subito prima dell'anticristo ci saranno fame e terremoti. Trevignano Romano, 2019. Presto Gesù sarà con voi. Ricordate che le guerre, le calamità e tutto ciò che avverrà apriranno le porte all'anticristo. 2018. Non ascoltate la falsa pace che si vede nel mondo. I potenti hanno già messo in atto il progetto dell'anticristo. Luz de Maria, 2015. Quelli che si autodefiniscono i padroni del mondo, i gruppi di famiglie potenti e la massoneria
stanno consegnando l'umanità all'attesa guerra per anticipare l'apparizione mondiale dell'Anticristo. L'ampio scenario che vi ho appena spiegato serve per preparare l'apparizione mondiale dell'Anticristo. Naturalmente con la totale collaborazione della massoneria, che possiamo dire ha messo in atto un progetto calcolato e studiato minuziosamente. Vediamo. Carbonia 2015. Il mio avversario è alla sua ascesa. Tutto è stato studiato minuziosamente a tavolino dalla massoneria. Adesso abbiamo tutti gli indizi necessari per dire con semplicità chi è il responsabile del Covid-19, chi l'ha creato e quali sono le motivazioni. Vediamo questo messaggio. Luz de Maria 2020. Quello che state vivendo è una cosa seria ed anche se non è un virus come altri che si presenteranno in futuro con maggior forza, è però un virus pensato molto bene per contagiare il maggior numero possibile di persone. La forza della massoneria nel mondo si sta facendo sentire e in unione con i potenti della Terra sta tramando per continuare ad eliminare un numero ancora maggiore della popolazione mondiale, per fare in modo che l'Anticristo si trovi la strada spianata. Un altro mezzo di pressione che eserciterà la massoneria sulla Terra sarà la scarsità di alimenti e davanti a questo l'uomo perderà veramente il controllo e tirerà fuori il suo istinto più selvaggio. La strategia massonica è stata pianificata in modo da dominare l'umanità mediante la paura. Popolo di Dio, questa pestilenza è estremamente contagiosa, quindi non dovete esporvi. Ma questa lezione deve essere analizzata da tutti con gli occhi della fede, affinché vediate il potere di questa elite che imporrà un governo unico, una religione unica, una moneta unica, un'educazione unica e giungerà a sterminare 3/4 della popolazione mondiale per fare in modo che l'Anticristo venga subito accolto. Vi chiamo al pentimento, ad essere coraggiosi, in quanto figli di Dio, a farvi scorte alimentari. Anche qui suggerisce di fare scorte alimentari, fatelo. Ecco, ci siamo arrivati. Il responsabile della creazione, della diffusione di questo virus è la massoneria. Il tutto viene confermato con queste immagini, le carte del gioco Illuminati, vediamo. Riduzione popolazione, ecco come abbiamo appena visto. Epidemia, vediamo dei flaconi, delle boccette, una siringa, guanti in lattice, una mascherina e la scritta quarantena. Ecco, hanno progettato proprio tutto nei minimi particolari. I loro progetti sono a livello mondiale. Crisi economica mondiale, guerra mondiale, carestia mondiale. Domanda: come sarà questo governo unico che verrà imposto? Vediamo i messaggi. Giampilieri, apparizioni Sicilia 2002. Il mondo procede rapidamente verso l'instaurazione di un governo mondiale. Maracaibo, apparizioni Venezuela. Se l'uomo non cambia in tempo la traiettoria, sarà colpito dal disastro, dalla guerra, dalla peste, da catastrofi naturali e dal regno mondiale di un anticristo. Un governo mondiale che nascerà sulle macerie del mondo attuale, sarà ricreato, nuovo,
rigenerato da una situazione di caos estremo generalizzato. Servirà ordine, nuovo ordine mondiale. Stefania Caterina, 2011. Lucifero vi ha tenuto in pugno per mezzo dei suoi perversi adoratori, che sono al vertice del potere della terra. Costoro sono veri figli delle tenebre, sanguinari e ingannatori. Hanno offerto a Lucifero la loro vita, siglando con lui un patto di sangue, ed hanno cercato di instaurare sulla terra il regno delle tenebre, che si oppone al regno di Dio e che essi chiamano il nuovo ordine mondiale. Carbonia, 2015. Figli miei, siate consapevoli che il tempo è compiuto, che il nuovo ordine mondiale è alla sua ascesa. Presto succederà l'anticristo. Sarà un governo con un potere centralizzato in modo che tutti abbiano un punto di riferimento, un leader, l'anticristo. Ma tutto quello che vi ho detto va apparentemente in contrasto con la carta del gioco Illuminati, che fino ad ora ha dato delle informazioni preziosissime. Vediamo questa carta. Messia. Messia è colui che incarna lo Spirito di Dio e manifesta l'intelligenza divina tramite leggi, discorsi, insegnamenti, e manifesta anche la potenza. Infatti Gesù guariva a livello fisico i lebbrosi, i ciechi, scacciava i demoni, camminava sulle acque, moltiplicava il pane e i pesci, fermava le tempeste, fermava le onde del mare, resuscitava i morti. Nel caso di Lazzaro, il corpo era deceduto da 4 giorni e sul Vangelo è scritto si sentiva cattivo odore, era in stato di putrefazione, ma Gesù l'ha resuscitato. Come mai tra i progetti degli Illuminati si parla di Messia? Abbiamo detto nei messaggi di prima che sono i tempi del ritorno di Cristo come giudice e Messia. Vediamo questo passo. Giovanni 12. Ora avviene il giudizio di questo mondo. Ora sarà cacciato fuori il principe di questo mondo. Gesù tornerà proprio per cacciare l'anticristo. Quindi com'è possibile che gli Illuminati stiano preparando la seconda venuta di Gesù? Non riusciamo a capire. Approfondiamo. Bartolomeo Holzhauser, veggente della Germania, profezia del XVII secolo. L'anticristo verrà come Messia. Anguera 2005. Colui che si oppone a Cristo si manifesterà e condurrà all'errore un gran numero dei miei poveri figli. State attenti, è un falso messia. Luz de Maria 2017. La massoneria si appresta a presentare all'umanità il grande impostore, l'anticristo, e voi non sapendo dell'anticristo accorrerete a lui come se fossi io. Ecco, la massoneria sta preparando l'apparizione dell'anticristo come messia. Ecco il significato della carta. Carbonia 2014. Verrà un altro che si dichiarerà me, ma in verità io vi dico, non credeteli, perché lui è l'anticristo. Si dichiarerà me per trascinarvi dalla sua parte. Si dichiarerà me, e cosa vuol dire? Che si presenterà come Gesù Cristo tornato sulla terra? Vediamo. 2013. Preparatevi, o figli, alla mossa inquietante che ora manifesteranno gli uomini. Ecco che a voi verrà presentato quale Messia colui che è Satana. I miei figli mi odieranno e diranno di me che sono il malvagio, e diranno di lui cose sante. Diranno di Gesù che è il malvagio e dell'anticristo che è il santo. Allora cosa vuol dire si dichiarerà me? Gesù si è presentato come Messia e l'anticristo si presenterà come Messia. Ma come il primo
vero e unico Messia, quindi allo stesso tempo rinnegherà Gesù Cristo. San Vincenzo Ferrer, XIV secolo, veggente della Spagna. Sarà un vero uomo, ma talmente orgoglioso che non solo desidererà avere un completo dominio su tutto il mondo, ma esigerà persino di essere chiamato Dio e insisterà nel ricevere un'adorazione divina. Lettera di San Paolo ai Tessalonicesi che descrive il ritorno di Gesù. Nessuno vi inganni in alcun modo. Prima infatti dovrà avvenire l'apostasia e dovrà essere rivelato l'uomo iniquo, il figlio della perdizione, colui che si contrappone e si innalza sopra ogni essere che viene detto Dio, oggetto di culto, fino a sedere nel Tempio di Dio, additando se stesso come Dio, ecco che è scritto. Solo allora sarà rivelato l'Empio e il Signore Gesù lo distruggerà con il soffio della sua bocca e lo annienterà all'apparire della sua venuta. L'iniquo, la cui venuta verrà nella potenza di Satana, con ogni specie di portenti, di segni e prodigi menzogneri, e con ogni sorta di empio inganno per quelli che vanno in rovina perché non hanno accolto l'amore della verità per essere salvi. Ecco, lo dice, si manifesterà proprio come Dio. Gli illuminati stanno preparando la venuta di un Dio, di un Messia, l'Anticristo. E qui l'ha ripetuto, Gesù tornerà e lo distruggerà, ma condannerà anche coloro che l'hanno seguito. E perché lo seguiranno? Vediamo i messaggi. Maracaibo, il suo potere sembrerà illimitato. Farà dei segni sulla terra e nel cielo e il mondo crederà di trovare in lui il nuovo Messia. Egli troverà delle soluzioni a problemi fino ad allora mai risolti. Anguera 2007. L'umanità sarà sorpresa dalla presentazione di un uomo in apparenza buono. Costui sedurrà molti con i suoi inganni, perché le sue azioni vengono dal maligno. Molti lo considereranno un salvatore e riuscirà a riunire intorno a sé un gran numero di persone. Luz de Maria, 2017. Il maligno oppressore dell'uomo, l'Anticristo, non si presenterà all'umanità rivelando la sua identità, ma invece sarà un lupo travestito da pecora. Da lui prenderanno vita i piani più sinistri. Darà da mangiare agli affamati, guarirà i malati, supplirà ai bisogni basilari dell'uomo, farà miracoli per farsi considerare il salvatore dell'umanità. Carbonia 2014. Ora si manifesterà l'Anticristo, si presenterà in maniera da essere accolto e coloro che non credono più in me seguiranno lui, il maledetto avversario. La celebrità del male ora si presenterà come sanatore di ogni male. 2013. L'Anticristo si presenterà con grandi miracoli e tutti lo seguiranno convinti di seguire il vero Dio. Il Covid-19 e le altre malattie che si presenteranno hanno una doppia finalità: uccidere l'uomo e permettere all'Anticristo di presentarsi come guaritore. Le guerre hanno una doppia finalità: livellare la popolazione umana e permettere all'Anticristo di presentarsi come portatore di pace. La carenza alimentare ha una doppia finalità: portare alla disperazione, alla degenerazione l'essere umano e permettere all'Anticristo di presentarsi come salvatore e colui che provvede alle necessità primarie dell'essere umano. Lui crea tutti i problemi e appare con tutte le soluzioni per attirare a sé l'umanità e portarla alla perdizione, alla morte seconda. È il piano più calcolato, nascosto, malvagio, finanziato nella storia dell'umanità.
Gesù tornerà per distruggerlo, questi sono i suoi ultimi anni e questa è l'ultima carta che sta giocando. Possiamo anche dire che il terzo cavaliere dell'Apocalisse, crisi economica, inflazione, innalzamento del costo dei prodotti, il cibo raggiunge prezzi altissimi, costosissimi, e il quarto cavaliere, guerra, fame, malattie, pandemie che stanno arrivando, morte sotto tutti gli aspetti, manifestano il progetto studiato, calcolato minuziosamente dagli Illuminati per preparare lo scenario ideale alla manifestazione dell'Anticristo. La terza guerra mondiale vedrà due imperi contrapposti, Russia, Cina e alleati contro America, Europa e Israele. Il messaggio di Alois Irmaier, abbiamo visto prima, ha preannunciato che la Russia attaccherà per prima l'Occidente durante la notte. La Madonna a Fatima nel 1917 aveva chiesto la consacrazione della Russia al cuore immacolato. Indica l'impero comunista come un pericolo. Prima abbiamo visto le carte degli Illuminati, la copertina di un album musicale, hanno messo alla luce i piani massonici, adesso vediamo il testo di un libro. Traduzione. Intorno all'anno 2020 una severa malattia simile a una polmonite si diffonderà in tutto il mondo. Lo stesso libro, un'altra pagina. La chiamavano Wuhan 400 perché era stata sviluppata in un laboratorio alla periferia della città di Wuhan. Wuhan 400 è l'arma perfetta. È un libro del 1981 e con 40 anni di anticipo ha indicato precisamente l'anno, la malattia e la città da dove si sarebbe diffusa. Incredibile concordanza. Il libro si chiama The Eyes of Darkness, gli occhi del male, e ricorda proprio l'occhio della piramide massonica. Nella versione originale del libro il virus era chiamato Gorky 400 ed era russo. Russia e Cina, sempre comunista. Vediamo un altro libro intitolato Anna, con una bambina sulla copertina. Narra di una pandemia che colpirà proprio nel 2020. E guarda il caso, non colpisce i bambini proprio come il coronavirus Covid-19. La malattia si chiama la rossa, colore della Cina e del comunismo. Sembra proprio che il comunismo abbia appoggiato la massoneria nei suoi piani. E mi direte, ma com'è possibile? La Cina è stata flagellata allo stesso modo come il resto del mondo a livello economico, quindi non ha senso. Vediamo gli altri messaggi. Luz de Maria 2016. La massoneria, gli illuminati, il comunismo, quelli economicamente potenti, nomineranno re l'incarnazione del male. Ecco perché nel libro il virus si chiama rosso, viene dalla Russia e dalla Cina. Perché il comunismo ha lo stesso progetto spirituale profondo di preparare l'apparizione mondiale dell'Anticristo e lo eleggeranno come re. È stata proprio la Cina a diffondere i suoi germi infettivi sull'umanità. Vediamo questo altro messaggio. Carbonia, attenzione alla data,
25 settembre 2019, due mesi prima dal primo caso di Covid-19. Gesù è per essere nuovamente sulla terra, l'America è al suo declino, la Cina pretende di governare il mondo e lancerà i suoi germi infettivi sull'umanità. Ecco, due mesi prima ha annunciato quello che è successo, grande profezia, è stata proprio la Cina. Ho visto i video dei migliori giornalisti intelligenti che ricercano sempre la verità e non hanno saputo dare un quadro preciso di questa situazione, ma è normalissimo. Anch'io sarei nella più totale confusione se non avessi letto i messaggi della Madonna. Sono messaggi molto semplici di preghiera, di conversione, ma allo stesso tempo danno degli indizi estremamente importanti. È proprio la Madonna che sta guidando questa battaglia contro le forze del male. E i veggenti la vedono spesso con una corona di 12 stelle sul capo. Vediamo. Apocalisse 12. Nel cielo apparve poi un segno grandioso. Una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Allora apparve un altro segno nel cielo, un enorme drago rosso, con 7 teste e 10 corna. Il drago si pose davanti alla donna, che stava per partorire, per divorare il bambino appena nato. Abbiamo visto prima che viviamo i tempi dell'Apocalisse e proprio in Apocalisse si parla di una donna con una corona di 12 stelle e combatte il dragone rosso. Chi è questa bestia dell'Apocalisse? Vediamo i messaggi. Anguera, 1989. La lotta tra me, la donna vestita di sole, e il mio avversario, il dragone rosso, sta ora per entrare nella sua fase decisiva. Così io appaio ancora oggi in modo davvero straordinario per riassicurarvi che sono sempre presente tra voi. State ora vivendo i momenti nei quali il dragone rosso, ovvero l'ateismo marxista, ecco il comunismo, si è diffuso in tutto il mondo, causando sempre più danni nelle povere anime. Ecco, è proprio il comunismo, e vediamo che tutto concorda col filo del discorso. Don Gobbi, 1989. L'enorme drago rosso è il comunismo ateo, che ha diffuso in ogni parte l'errore della negazione e dell'ostinato rifiuto di Dio. L'enorme drago rosso è l'ateismo marxista. Il Signore mi ha rivestita della sua luce e lo Spirito Santo della sua divina potenza. Così io appaio come un grande segno nel cielo, donna vestita di sole, perché ho il compito di sottrarre l'umanità al dominio dell'enorme drago rosso. Ecco perché i messaggi hanno smascherato i responsabili di questa pandemia, proprio perché è stato affidato alla Madonna di condannare le opere del male e del comunismo. E vediamo, aggiungiamo un altro indizio per avere le idee sempre più chiare. Apocalisse 13. Alla bestia fu data una bocca per proferire parole d'orgoglio e bestemmie. Le fu dato potere sopra ogni stirpe, popolo, lingua e nazione. L'adorarono tutti gli abitanti della terra. L'abbiamo visto prima, chi è che sarà adorato da tutti gli abitanti della terra? L'anticristo, la bestia e l'anticristo. Apocalisse 17. Ho suddiviso e riordinato i versetti per rendere semplice la comprensione. La donna che hai visto simboleggia la città grande che regna sui re della terra. Qui è necessaria una mente saggia. Le 7 teste sono i 7 monti sui quali è seduta la donna. La città dei 7 monti, la città dei 7 colli, Roma. Roma è la donna.
Le 10 corna, come abbiamo detto prima, le 10 corna fanno parte del dragone rosso comunismo, che hai visto, e la bestia odieranno la prostituta, la spoglieranno e la lasceranno nuda, ne mangeranno le carni e la bruceranno col fuoco. Il comunismo odierà Roma e la brucerà col fuoco. L'esercito comunista arriverà in guerra a Roma e l'attaccherà militarmente. L'angelo mi trasportò in spirito nel deserto. Là vidi una donna seduta sopra una bestia scarlatta che era coperta di nomi blasfemi. Aveva 7 teste e 10 corna. 7 teste e 10 corna, come abbiamo detto prima, fanno parte del dragone rosso comunismo. Adesso però non è più in situazione di conflitto con la donna, con Roma, anzi sono insieme. Dopo l'attacco, l'impero comunista creerà un centro di potere a Roma. Questi hanno un unico intento. Intento è un progetto premeditato. E qual è il loro intento? Consegnare la loro forza e il loro potere alla bestia. Vogliono consegnare il loro potere all'anticristo. Come ho detto prima nel messaggio di Luz de Maria, il comunismo eleggerà re l'incarnazione del male, eleggerà re l'anticristo, ed eleggendolo re gli consegna il suo potere. Quindi tutti i messaggi che ho letto prima concordano perfettamente con l'Apocalisse. Dio infatti ha messo loro in cuore, il cuore manifesta il pensiero, l'intenzione. Infatti è scritto che Gesù leggeva i pensieri dei loro cuori. E qual è la loro intenzione, il loro pensiero? Di realizzare il suo disegno e di accordarsi per affidare il loro regno alla bestia. Il regno è il nuovo ordine mondiale, la bestia è l'anticristo. E tutto concorda con quello che ho detto prima. Stanno preparando un nuovo ordine mondiale da consegnare all'anticristo, che sarà il capo, il messia di questo unico governo. Tutto concorda con i passi dell'Apocalisse. Il tutto è ambientato sulla città dei 7 colli, quindi Roma. Roma sarà la sede dell'anticristo. La Salette, apparizioni Francia, 1846. Roma perderà la fede e diventerà la sede dell'anticristo. Ecco, ho finito. La Madonna l'ha annunciato con 2 secoli di anticipo. Faccio un brevissimo riassunto. Il Covid-19 è stato creato. Questa pandemia porterà l'umanità ad entrare in un tempo di purificazione. Il tutto è un progetto della massoneria, degli illuminati, del comunismo, del dragone rosso, dell'Apocalisse. Stanno preparando la venuta dell'anticristo. Con questa pandemia siamo entrati a vivere il tempo del terzo e quarto cavaliere dell'Apocalisse. I russi arriveranno militarmente a Roma, nascerà un nuovo ordine mondiale, Roma sarà la città dell'anticristo. Faccio un appello a Pier Giorgio Caria e a Giorgio Bongiovanni. State annunciando il ritorno di Cristo da parecchi anni, avete risvegliato molte anime e vi ringrazio, però la versione dei fatti per quanto riguarda questa situazione, questa pandemia, non è in linea con i messaggi della Madonna. Quindi io vi chiedo di riflettere con molta umiltà e pazienza, perché viviamo tempi di cambiamento storico e non è il tempo di sbagliare. Quindi ve lo dico da amico. Chiedo alle persone che guarderanno questo filmato di diffondere, se qualche volontario può tradurre
in varie lingue, in inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo, cinese, in qualsiasi lingua mi può contattare. L'Anticristo sta manifestando tutto il suo potere, tutta la sua astuzia, e le persone non preparate non ce la faranno. Quindi io vi chiedo proprio di diffondere con tutto l'impegno, la forza e la volontà che avete, di diffondere questi messaggi e questo filmato. Cari amici, ho finito e vi ringrazio.